significa, questa è un po' anche la lettura che mi permetto di dare, il riconoscimento del lavoro che questa amministrazione e questo laboratorio politico sta facendo nel corso degli anni. Quindi che ci siano degli esponenti politici nazionali che vedano il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, l'esperienza napoletana come un riferimento con cui provare ad aprire un dialogo, a noi non può che farci piacere, chiaramente, perché è un segno evidentemente che questa non è solo un'esperienza amministrativa. Poi il dialogo in politica è sempre importante, noi l'abbiamo sempre cercato e abbiamo sempre ritenuto che in tutte le aree politiche ci siano interlocutori, dirigenti, militanti, parlamentari, donne, uomini, persone con cui provare a costruire un dialogo politico oltre che una cooperazione istituzionale. Il resto con Orlando abbiamo avuto una buona cooperazione istituzionale, ciò non vuol dire nulla sul piano politico, perché le regionali dobbiamo ancora affrontarla come riflessione importante al nostro interno, così come anche come movimento politico DEMA stiamo molto ragionando su che fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche per quanto riguarda le europee, le regionali. Ci interessa il dialogo in più direzioni. Quello che posso dire con certezza è che noi stiamo fortemente costruendo un movimento che si sta connettendo sempre di più con altri movimenti, con altre realtà, con comitati, associazioni, luoghi di amministratori, di persone che fanno politica effettivamente in difesa dei beni comuni contro il sistema e che dimostrano di essere in grado di governare. Questa è la base del nostro progetto, su cui poi andremo successivamente a costruire altri passaggi. Un'ultima considerazione è capire anche che cosa accadrà nel Partito Democratico, perché il Partito Democratico è una parola grossa, ma può dire tutto e niente in questo momento, perché se noi guardiamo la realtà napoletana è una realtà dove certe volte incontro militanti, votanti, anche alcuni dirigenti con i quali non ho nessuna difficoltà ad aprire una discussione e finanche anche un dialogo di prospettiva. Poi ti gira dall'altra parte, che ne so, e vedi tra gli uscenti e gli entranti, non so se vedo la Valente che è andata via e Benanzoni che è entrato, mi rendo conto che, diciamo, più di fare lo stare insieme in un luogo che si chiama Consiglio Comunale, non vedrei veramente che tipo di dialogo politico si possa costruire, così come anche, lo sapete, le difficoltà che ci sono, non per nostra responsabilità, fino anche ad avere un dialogo istituzionale con chi guida la Regione Campania ed è, come dire, un riferimento di quel partito. Quindi perciò vuol dire, ci fa piacere che ci siano delle persone che dicano Napoli, il sindaco, sono realtà con cui evidentemente provare a dialogare. Devo essere sincero, l'ho trovato una dichiarazione apprezzabile di un esponente politico, e tra l'altro Napoli la conosce molto bene, perché vi ricorderete che quando mi candidai a sindaco nel 2011 Andrea Orlando era commissario del Partito Democratico.